La notizia del telegiornale sul caldo, no? Come mi spiega? Beh, no, allora il caldo crea problemi più generali. Qui dovrebbe migliorare un po' le cose, innanzitutto perché toglie l'influenza che stiamo completando come stagione, quindi facilitando l'eventuale individuazione dei casi di coronavirus che sono meno dipendenti Ecco, perché in dall'andamento una fase in cui tutti meteorologico. hanno l'influenza, capire qual è il Influenza. coronavirus è molto più complicato, naturalmente, è una cosa Esattamente, di buon questo è senso. l'elemento. Perfetto, chiarissimo. E invece torniamo un attimo alle nostre domande, quelle importanti per tutti noi, così capiamo un momento come muoverci. Mi mettete la grafica di nuovo sul vero e falso? Ecco, è giusto andare in ospedale se si sospetta l'infezione? No, è importante chiamare il 1500, quindi è falso, che è il numero generale per avere informazioni o comunque per comunicare questa situazione di rischio, o comunque il 112 per poter organizzare, ma davvero se ci sono degli elementi di rischio, quindi il fatto di essere stati in contatto con una persona malata, di essere stati nelle zone a rischio nei 14 giorni precedenti, per ottenere un passaggio diretto nei centri che in tutta Italia sono attrezzati, perché in ogni nostro reparto di malattie infettive ci si può essere assistiti. È chiaro che poi i colleghi del Sacco a Milano e dello Spallanzani sono deputati in Quindi questa scusi, fase che professore, speriamo. ripetiamo i numeri che sono importanti. Allora, il numero 1500 durante tutto l'arco della giornata ogni giorno e comunque il numero dell'emergenza, quello che dobbiamo fare come cittadini, il 112-118, per poter Ok. comunicare e ottenere questa via preferenziale. Questo è molto importante, se ci andiamo tutti in ospedale, appena abbiamo uno starnuto, gli ospedali italiani vanno in tilt, quindi è importante, lo ci ha detto il professore. Ulteriore domanda, è vero che il vaccino antinfluenzale, che io ho fatto essendo ipocondriaca, protegge anche contro il coronavirus? È falso, però è chiaramente un po' come la questione del caldo, impedisce di avere paura rispetto a una manifestazione clinica che quest'anno purtroppo si è fatta molto ben vedere. Siamo a più di 5 milioni di casi e ne avremo ancora almeno altri 3 perché l'influenza nostrana ci terrà ancora compagnia fino agli inizi del Professore, mese di marzo.